Le fan impazzano al Lido in questa quinta giornata del Festival del Cinema di Venezia per il giovane Daniel Radcliffe, l'attore noto per aver interpretato il ruolo di Harry Potter nella famosa saga. Radcliffe è a Venezia per presentare l'esordio cinematografico di John Crocidas, Kill Your Darlings, Giovani Ribelli. Il film, in concorso alle giornate degli autori, racconta la storia degli iconici poeti ribelli Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Lucien Carr e David Cameron, prima che diventassero icone della Beat Generation. The main resource for me in looking into his character was his diaries that he started making when he was very young, and they're an amazing insight into the mind of a young genius, and he absolutely, you know, saw himself as a genius. Anche oggi James Franco è stato protagonista al festival in veste di produttore e attore di Palo Alto, l'esordio cinematografico di Gia Coppola presentato nella sezione Orizzonti, tratto da un capitolo dell'omonimo libro scritto dallo stesso Franco, che racconta le storie di un gruppo di adolescenti amici alle prese con le prime esperienze da adulti. Gia had the right spirit that we were somehow that we were in sync aesthetically, and that she was doing stuff with youth and really bringing out the spirit of youth in a way that kind of transcended, you know, teen genre stuff. And I thought that was perfect, and that was exactly what I was trying to do with the book.